Lo scorso 25 aprile un gruppo di agricoltori della provincia di Pordenone dichiara di aver seminato mais geneticamente modificato in un campo della provincia di Pordenone. È una semina illegale, quel mais è autorizzato dall'Unione Europea anche per la coltivazione, ma non è autorizzato in Italia, non ha seguito la disciplina che regolamenta la semina di nuove varietà nel nostro paese e quindi è illegale. Una semina illegale significa rischiare fino a 3 anni di reclusione e anche multe molto pesanti. Questi agricoltori hanno voluto fare una provocazione, una forzatura, probabilmente sono mossi da interessi che vanno ben al di là di quello che può essere soltanto il dibattito che corre oggi tra i favorevoli e i contrari agli OGM. Molto probabilmente non si rendono conto della gravità della cosa che hanno fatto. Se quelle piante arrivano a fioritura, impollinano e poi producono frutto, granella, e questa granella entra nei circuiti di normali distribuzione che può avere una granella di mais, significa contaminare il patrimonio della biodiversità del nostro paese. Significa non poter più dichiarare GM free certe filiere, soprattutto nelle aree limitrofe a quelle dove è avvenuta questa semina. Ovviamente molte organizzazioni si sono mosse, dapprima con dei comunicati stampa, poi con delle lettere ai parlamentari, ai ministri competenti. Tutte le organizzazioni della Task Force per un'Italia libera da OGM, di cui l'Italia fa anche parte, sono intervenute e hanno chiesto a tutte le autorità competenti di fare quanto era necessario, quindi prima di tutto individuare il campo e poi successivamente distruggerlo, come fece già nel 2003 il Presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, quando in Piemonte appunto furono individuati dei campi con piante geneticamente modificate, allora non seminate volontariamente dagli agricoltori, probabilmente era frutto di una contaminazione accidentale, ma Ghigo appena individuato il campo intervenne e lo fece distruggere. Fu un fatto importante, un precedente che ha fatto storia nel nostro paese, nella battaglia per mantenerlo libero da OGM. Non sta avvenendo questo in Friuli. Alcuni interventi delle autorità sono state tardive e soprattutto adesso c'è una magistratura che si sta prendendo troppo tempo per decidere una cosa che dovrebbe invece decidere subito. Che cosa può succedere? Che distruggiamo un campo con il rischio che magari non sia geneticamente modificato e quindi poi con l'impegno a devolvere all'agricoltore tutto il valore di quello che era raccolto. Questo è il rischio più grosso che possiamo correre. Io dico che vale la pena. Molto più grave se invece quel campo è effettivamente geneticamente modificato, perché adesso il campo pare sia stato individuato, e se noi invece non lo distruggiamo ed avviene la contaminazione il danno è molto più grave, ma in quel caso lì non si sa chi pagherà poi. Pagherà l'agricoltore, pagherà il magistrato che non si è mosso in tempo, chi pagherà? Non si sa. Come sempre non pagherà nessuno, ma il danno sarà fatto. Ed è molto grave che non si voglia intervenire subito, ed è questo motivo per cui le organizzazioni della Task Force per un'Italia libera da OGM hanno deciso di scrivere al massimo capo della magistratura in Italia, che è il Presidente della Repubblica, l'onorevole Giorgio Napolitano. Non si può scrivere tutti i giorni al Presidente della Repubblica e non è caso di scrivere al Presidente della Repubblica ogni volta che c'è qualcosa che non funziona. Questo ci pare un caso molto grave. Pochi giorni fa a Roma, durante un convegno, 18 scienziati e ricercatori di 12 università e 3 centri di ricerca italiani ci hanno parlato di quelli che sono i rischi di OGM, rischi dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista della salute umana. Per esempio, grazie a una ricerca straordinaria condotta dall'Università Federico II di Napoli, abbiamo scoperto che c'è già un'indagine che è stata condotta proprio da questa università, dalla facoltà di veterinaria, che dimostra come tracce di DNA transgenico passano attraverso il latte dalla mamma al capretto. Per capirci, una capra alimentata con soia geneticamente modificata produce un latte in cui ci sono filamenti di questo DNA e con questo latte viene alimentato il capretto oppure viene anche prodotto del formaggio. E badate che i mangimi geneticamente modificati, soia geneticamente modificata in Italia c'è già, perché non si può seminare e coltivare
soia, mais geneticamente modificato nel nostro paese, ma si può alimentare gli animali con mangimi geneticamente modificati, e questo sta già avvenendo. E adesso sappiamo anche che quei capretti hanno tracce di filamenti di questo DNA nei loro organi, nel cuore, nel fegato, in altri organi, nel sangue, e sappiamo anche che alcuni valori funzionali di quei capretti alimentati, nutriti dal latte di mamma alimentata con soia geneticamente modificata, ecco, i valori funzionali, alcuni valori funzionali sono profondamente alterati. Non sappiamo ancora nel lungo periodo quali possono essere le conseguenze sulla salute dei capretti, il fatto che le madri siano alimentate con soia geneticamente modificata. La ricerca deve ancora andare avanti, questa è la ricerca che vogliamo sulle gemme, però intanto sappiamo già che ci sono delle alterazioni, delle modifiche, e quindi il principio di precauzione dovrebbe farci dire che prima che sia completata la ricerca non dobbiamo correre rischi. Scoprire che quel mais geneticamente modificato, quella soia geneticamente modificata fanno anche male alla nostra salute, come sembra possibile da questa ricerca, e scoprirlo solo quando ne avremo fatto ampio uso e consumo sarà troppo tardi, il danno sarà fatto un'altra volta, e di nuovo un'altra volta non si scoprirà mai chi potrà pagare. Ecco perché vale il principio di precauzione, ecco perché questa contaminazione crea un precedente gravissimo e pericolosissimo, ecco perché la magistratura deve intervenire, quel campo va immediatamente distrutto. Speriamo che questo appello al Presidente della Repubblica possa essere utile, speriamo che non si debba ricorrere a altre iniziative più gravi a salvaguardia del patrimonio della nostra biodiversità, della salute pubblica e della tutela del nostro ambiente contro l'irresponsabile azione di pochi agricoltori fuori legge.